significato importante. Il primo è l'anno nuovo, quello liturgico, noi vogliamo una stagione nuova, importantissimo questo. Il secondo passaggio è l'attesa di un evento importante, per l'avvento di Natale per noi è il 15 di dicembre. Questo importante nostro momento politico che deve segnare un passaggio nuovo, innovativo, forte per tutti noi che siamo attorno al nostro movimento. Abbiamo visto in questi giorni tanti attestati di stima e di fiducia, ancorché siano venute fuori delle notizie portate dai mass media molto forti verso i nostri esponenti, tra cui il governatore Roberto Cota, al quale va tutta la nostra stima, la nostra fiducia. Fa ogni giorno istituzionalmente come governatore della regione Piemonte, tantissime misure sono state approvate in favore dei piemontesi, per cosa fa come segretario nazionale della Lega Nord? Non c'è posto, non c'è cena, non c'è incontro, qui si tira indietro. Il resto sono questioni che lui conoscerà personalmente bene e che comunque è difficile che possano essere sempre e comunque interpretate e che alla fine non si capisce mai quello che viene fuori leggendo da una parte e dall'altra. Noi abbiamo degli appuntamenti importantissimi in provincia di Cuneo, ve li ricordo fin da ora, sabato 7 abbiamo le primarie, tutti i militanti devono venire a votare alle primarie, ancorché possono scegliere, ed è giusto che lo facciano perché essere militante è qualcosa in più rispetto ad essere un tesserato, una persona che si impegna. E perciò il momento di altissima democrazia del nostro movimento come questo deve fare il nostro compito e deve essere impugnato per farlo. Perciò vi prego anche di divulgare questa informazione, noi lo faremo in questi giorni attraverso la segreteria provinciale, però vi prego di divulgarlo perché è importantissimo. Poi il 15 avremo il congresso federale a Torino e il 20 di dicembre faremo una cena provinciale tra di noi per lo scambio degli auguri di Natale e avremo anche in concomitanza di questa cena un'iniziativa benefica e probabilmente la faremo in favore delle popolazioni sarde che sono state alluvionate in questo periodo. Facciamo anche un applauso. Ecco, tutto insieme avremo 3 o 4 appuntamenti che vi prego già di annotarvi. Direi anche che il lavoro che sta facendo la nostra Presidente Gianna Gancia in provincia di Cuneo è encomiabile. In questi giorni stiamo leggendo di province del Piemonte che non riescono a chiudere il bilancio, che rischiano il commissariamento, che non hanno i conti in ordine. Si può dire tutto, meno che la provincia di Cuneo non abbia i conti in ordine. Chiuderemo un mandato... Chiuderemo il mandato il prossimo anno con una riduzione del debito di quasi 50 milioni di euro in un solo mandato di 5 anni, cosa che gli altri sono riusciti a aumentare in 5 anni. Pertanto sono numeri che non andiamo ad esternare quotidianamente, però li conosciamo bene. Io non faccio parte dell'esecutivo, ma so con quanta dovizia stanno lavorando la Presidente e gli assessori per tenere a bada la situazione e per portare nel miglior modo possibile il rapporto di servizio che la provincia può fare e lo sta facendo molto bene, lo dicono le nostre imprese, anche perché la provincia di Cuneo, tranne un piccolo aumento dovuto per riuscire a chiudere i conti per la carenza di trasferimenti di quest'anno, in questi anni di tasse non ne ha mai assolutamente aumentate. Perciò direi possiamo iniziare subito con un intervento della nostra Presidente Gianna Gancia, se lo ritiene, perché credo sia utile e importante, nella sua veste di Presidente di provincia e soprattutto nella sua veste anche di Presidente nazionale, donna forte del movimento, compagna di Roberto Calderoli, e lo dico non per caso, avete visto in questi giorni che dopo tantissime polemiche è uscito bene anche dalla situazione in cui era stato chiamato in causa ed è questo un dato importante. Roberto Calderoli ci è sempre vicino, ci ha sempre aiutato anche in questi anni. Ringraziamo quando è presente, meglio oggi che non c'è, così almeno siamo più tranquilli tra di noi. Ecco, lo ringraziamo di cuore perché questo l'ha fatto e l'ha fatto disinteressatamente. A te la parola, Presidente Gianna Gancia.
Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per la voce ma sono un po' influenzata, ma non volevo mancare oggi a questo appuntamento per noi importante. Io sono entrata in Lega nel 1991, ero giovane anch'io all'epoca e devo dire che ho vissuto tutto il periodo della Lega dal 91 sino ai giorni nostri e posso dirvi sicuramente senza remore che oggi il nostro movimento sta attraversando il più brutto periodo della sua storia. Lo vediamo sui giornali tutti i giorni, lo vediamo nello scoramento di tanti militanti che ci hanno creduto e che si sentono un po' spaesati, lo vediamo nelle defezioni anche delle tessere. Io credo che siamo qua perché è giusto dirci e raccontarci la verità. Non possiamo negare errori fondamentali, anzi dobbiamo riflettere, l'abbiamo fatto a più riprese, ma dobbiamo anche riconoscere una cosa a Umberto Bossi e alla Lega, che tutte le posizioni politiche e tutti gli argomenti politici di cui oggi si parla a livello nazionale sono i temi che Bossi pose dal 1991 in poi e quindi questo non va dimenticato. Se voi prendete io mi sono fatta stampare un po' di agenzie dei nuovi ministri e soprattutto del ministro Del Rio che sta curando un po' la parte costituzionale. Ebbene, sono tutti argomenti che noi andiamo spiegando e andiamo tra la gente a spiegare dal 91. Superamento del bicameralismo perfetto, riduzione dei parlamentari, legge elettorale. Ecco, tutte queste cose è dal 91 che Bossi le predica e le ha inculcate in ciascuno di noi, con il grande merito di aver reso partecipe tutte le persone e tutto il popolo su questi argomenti molto difficili. Io quando facevo il liceo scientifico, classico, freudiano, perché avrei voluto fare classico e non ho potuto farlo, pronunciai la parola federalismo e un democraticissimo professore del liceo Ancina, alla pronuncia della parola federalismo, mi sbatté fuori dalla classe e mi rimandò di disegno. Non avevano mai rimandato nessuno al liceo scientifico di disegno. Questi sono stati gli anni della Lega. Poi c'è stata la devolution, nel 2005 è stata approvata la devolution, tanti pullman sono partiti anche dalla provincia di Cuneo per festeggiare questo, ma un referendum del 2006 bocciò tutto questo enorme lavoro. Poi ci abbiamo riprovato con il federalismo e con il governo Monti è stato bloccato. Allora, io mi chiedo, non tanto a voi, ma a chi scrive sui giornali e i mass media, noi stiamo in questi giorni parlando di scontrini, di cose anche poco belle e poco simpatiche, sarà la giustizia a fare il suo corso, ma quelli che hanno bloccato, e parliamo di soldi, tanti, ma quelli che hanno bloccato il federalismo fiscale e i costi standard che avrebbero portato un risparmio minimo di 30 miliardi di euro, chi è che li va a prendere? Chi è che scrive una sola frase contro questi? Il federalismo! Lasciamo stare
ci sono state cose sbagliate, però ci stanno portando a parlare di stupidaggini per evitare di parlare di cose serie, serissime. Vi ricordate quando tutti ce l'avevano con lo spread? Adesso lo spread è basso e le aziende chiudono e la gente sta male. Ragazzi, non dobbiamo tornare, e lo chiedo a Matteo Salvini se sarà il nuovo segretario, a essere la vecchia Lega. Io mi sono disperata, la vecchia Lega, rinnovata. Io ho sofferto tantissimo in questi anni, ho sofferto sentire amici fraterni che telefonavano ai giornalisti per fare le spie, dire cattiverie sui compagni di partito, parlo di persone primarie importanze. Vi dico una cosa, a chi non piace la Lega, chi vuole andare da altre parti, chi non vuole la Lega, chi dice meglio andare oltre alla Lega, se ne vada! E spero che davvero, se Matteo Salvini sarà segretario, possa fare chiarezza su questo. Io non credo nella quantità, meglio tanti perché uniti si va lontano, come diceva Bossi, ma bisogna essere buoni. È inutile che chiunque, dobbiamo essere forti, vi chiedo scusa ancora per la voce, non dobbiamo avere paura di nulla, non dobbiamo vergognarci di nulla, perché il nostro progetto è importante. Vi dico una cosa, se sparisse la Lega, e noi dobbiamo fare il possibile perché la Lega continui a rivivere e mandare messaggio in ogni casa, non ci sarebbe nessuno che porta avanti queste istanze, che guarda caso sono diventate le istanze di tutti. Quindi diamoci da fare, il momento è difficile, ma la causa è giusta. E vi dico una cosa, basta con i personalismi, basta con le correnti, lo dico, Matteo, tu sai che io non ti ho mai risparmiato critiche, ma ricordati che è sempre meglio guardarsi, no, alle spalle e non da chi ti parla in fronte, in faccia. I giovani sono importanti, ma i giovani devono essere come eravamo noi, io e te siamo coetanei, parte integrante del movimento. Io questo ci tengo, lo chiedo a Matteo davvero, davvero, i giovani devono essere parte integrante del movimento, le correnti ci hanno distrutto. Quando Roma statalista, Roma centralista, ha visto che sul pratone di Pontida noi eravamo divisi, Roberto Cotte testimone, era l'anno 2010, io l'ho chiamato perché si vedeva una divisione palese sul prato di Pontida, ho chiamato Roberto Cotte quella sera e ho detto: lo Stato ci farà a pezzetti perché ci ha visti divisi. Il prato di Pontida era chiaramente diviso, con i cori organizzati, con le fazioni. Noi dobbiamo togliere tutto questo, dobbiamo davvero essere riconoscenti a Umberto Bossi per quello che ha fatto, guardare al futuro, riprendere una strategia che sia quella che deciderà il Consiglio federale insieme al nuovo Consiglio federale e andare avanti. Abbandoniamo per favore correnti, rancori e personalismi, perché credo che tutti avremo qualcosa da recriminare, e quindi andiamo avanti forti ma soprattutto uniti. Non possiamo pensare di cambiare uno Stato con divisioni interne così accese. Ben vengano i dibattiti, ma non va bene assolutamente quello che è stato fatto negli ultimi anni, che è una pagina da cancellare. Viva la Lega e forza pure! Nazionale, il nostro governatore, un bel applauso di sostegno. Sì, sicuramente non sono stati e non sono giorni facili, sono anche giorni un po' antipatici, devo dirvi la verità, soprattutto per uno come me. E
Io su questa vicenda, diciamo che mediatica, no? Molto mediatica, dell'indagine, degli scontrini, voglio dirvi questo subito. Io ho sempre agito nella più assoluta buona fede e sono il primo a chiedere che venga fatta chiarezza e nelle sedi competenti, e non ho assolutamente timore del fatto che venga fatta chiarezza, perché la mia condotta è sempre stata una condotta improntata a questo. E soprattutto vi dico che si leggono cose pazzesche sui giornali, ma pensate, con tutto l'attività che faccio io, mi vanno vanno poi a ricostruire delle cose che io francamente neanche posso ricordarmi e che poi al momento debito verranno sicuramente ricostruite. Allora, stiamo subendo un attacco mediatico molto forte, e questo lo stiamo vedendo in questi giorni, lo stiamo vedendo in Piemonte, e quando ripercorro questi 3 anni di attività, quasi 4 anni di attività come Presidente della Regione, io penso che è dal primo giorno che siamo nel mirino, assolutamente dal primo giorno. Quando noi abbiamo vinto le elezioni, la sera stessa, la notte stessa, chi ha perso le elezioni ha detto che perché aveva perso le elezioni noi dovevamo cadere, perché era impensabile che in Piemonte la sinistra potesse perdere il potere che si era conquistata, che aveva conquistato. In ogni modo, l'ultima è questa tornata di fango che ovviamente sta arrivando e che ci stanno tirando addosso in questi giorni. È chiaro che reagiremo nel merito, ma reagiremo anche alla prova dei fatti, con le cose importanti che abbiamo fatto al governo di questa regione. Ne stavo parlando prima con Matteo. Noi abbiamo ereditato una regione che era sull'orlo del default. Oggi questa regione non solo non è sull'orlo del default, nonostante la crisi, nonostante il taglio dei trasferimenti, ma possiamo seriamente pensare ad una politica di rilancio. Abbiamo anche fatto le riforme che dovevano essere fatte, necessarie, difficili, come la riforma sulla sanità. Tant'è che oggi, quando classificano il Piemonte dal punto di vista della qualità dei servizi sanitari, lo classificano sempre nei primissimi posti, come la quarta regione. E recentemente abbiamo anche potuto dimostrare che nei 3 anni di nostro governo, oggettivamente la nostra sanità è migliorata, cioè la gente muore di meno, la gente muore di meno in ospedale, la gente muore di meno anche per effetto dell'assistenza che ottiene sulla sanità di territorio, e i dati di miglioramento sono superiori rispetto alla media delle altre regioni. Quindi questa è la dimostrazione che noi abbiamo governato bene in un settore difficile come quello della sanità, che rappresenta l'82% del bilancio della regione. Oggettivamente, nonostante i debiti che abbiamo avuto sulle spalle e nonostante il taglio dei trasferimenti. Ieri sono tornato dal Giappone. Allora qualcuno dirà: cosa sei andato a fare in Giappone? Sono andato a promuovere, peraltro insieme al sindaco Fassino, il sistema Torino ed il sistema Piemonte, perché noi abbiamo una economia che si sta riprendendo grazie anche all'azione che sta portando avanti il governo della regione, un'azione che è finalizzata ad attrarre investimenti qui e a sostenere l'internazionalizzazione, cioè l'esportazione dei nostri prodotti. E quello è un mercato fondamentale, il mercato giapponese. Siamo andati lì concretamente per far concludere alle nostre aziende degli accordi, quello che purtroppo non fa lo Stato centrale, che dovrebbe fare. Il modello dello Stato nazionale sia un modello non in grado di dare delle risposte.
e ci dà anche la dimensione di quanto il modello che porta avanti la Lega, che è quello di un Nord che possa giocare la sua partita, che possa giocare le sue carte, rompendo quella catena di forza che ci lega a Roma, sia l'unico modello possibile. Quando io vado a parlare come Presidente della Regione con i miei colleghi europei, vedo che c'è un idem sentire, ma che ci sono gli stessi problemi, e allora se questi problemi possiamo affrontarli e possiamo risolverli insieme, abbiamo anche una grande possibilità e una grande via d'uscita per il nostro sistema economico, per il nostro sistema produttivo di fronte alla crisi. E questa è anche l'idea che stiamo portando avanti concretamente della macro regione del nord, cioè le tre regioni che sono il cuore pulsante e produttivo ragionano insieme, si confrontano e direttamente fanno sentire la loro voce politica nei confronti dell'Europa e nei confronti di Roma. E in questi mesi noi abbiamo battuto molto su questo tasto, su questo tema. Allora noi dobbiamo utilizzare questi momenti, che sono stati anche momenti e sono dei momenti di difficoltà, per andare in giro a testa alta e per ribadire quello che noi stiamo facendo e per ribadire la bontà del nostro progetto politico. Io vi dico che penso di avere le carte in regola come Presidente della Regione leghista per dimostrare e per spiegare ai piemontesi tutto quello che di buono è stato fatto, e penso e sono sicuro che la Lega abbia le carte in regola nei confronti della gente per spiegare che il nostro progetto politico non solo non è superato, ma è un progetto politico quanto mai attuale, un progetto politico che o si realizza o tutto il sistema è destinato a franare. Perché da Roma di risposte non ne arrivano, e le uniche risposte che riusciamo a portare a casa sono grazie all'azione, alla determinazione dei nostri amministratori locali. Abbiamo incontrato prima ne ho incontrati Matteo e poi ne ho incontrati io, gli esponenti del comitato per la Cuneonizza, la Torino Cuneonizza, che è questa linea ferroviaria. Ecco, e dai, la Presidente Gancia ed il sottoscritto sono riusciti a far prendere coscienza da parte del governo di Roma che questa è una linea internazionale che sta andando a picco, e quindi c'è bisogno che venga valorizzata, che vengano fatti gli investimenti che sono necessari. Adesso nell'incontro bilaterale che c'è stato, con la Francia hanno parlato di questo finalmente, grazie a quella che è la nostra azione. Ma a parte, diciamo, questi risultati che vengono ottenuti grazie alla nostra azione, grazie alla nostra determinazione, da parte di Roma non c'è un minimo di strategia per quanto riguarda il nord, zero. C'è qualche ministro con il quale dialoghiamo bene, ma Roma non ha un minimo di strategia, e l'unica strategia è quello di restare abbarbicati al loro potere e di gettare fango, se possibile, fumo negli occhi, e di tenere insieme gli equilibrismi politici. Però non c'è una strategia per rilanciare il paese, e dico io soprattutto per rilanciare il nord, perché qui al nord c'è il nostro sistema produttivo, c'è il sistema produttivo che può ancora, io dico, vincere la sfida della crisi, perché dalla crisi può nascere un nuovo rilancio, però bisogna mettere in campo le scelte giuste, e la scelta giusta non può essere quella dell'autonomia, del federalismo, dell'autodeterminazione, decliniamola a seconda evidentemente del consenso che anche riusciremo ad ottenere, però la via è assolutamente questa. Tra una settimana ci saranno le consultazioni primarie all'interno della Lega. Una novità assoluta, una novità positiva, perché questo è un segno di grande democrazia e noi non vogliamo farci dare lezioni da nessuno. Primarie che vedranno coinvolti tutti i militanti nelle diverse sedi provinciali, e poi avremo il congresso che ci sarà a Torino il 15 di dicembre. Innanzitutto come piemontesi noi siamo molto contenti
penso di interpretare tutti voi il fatto che il congresso della Lega si possa celebrare a Torino, anche perché per esempio a Torino l'anno scorso c'è stata la manifestazione del Lingotto, che è stato un momento molto importante che ha poi lanciato quelle che sono le elezioni regionali della Lombardia, dove abbiamo conquistato la regione e quindi abbiamo potuto conquistare il governo delle tre regioni del nord. Allora, le primarie sono un fatto straordinario di democrazia. Io veramente invito tutti i militanti ad andare a votare, a partecipare a questa consultazione. E abbiamo oggi qui Matteo Salvini, che è candidato alla segreteria federale. Io l'ho detto onestamente, senza fingimenti, che io avrei appoggiato Matteo Salvini, ho anche sottoscritto la candidatura di Matteo. Io ho un grande rispetto per Umberto Bossi, per tutto quello che lui ha fatto per la Lega, e penso che il suo ruolo non debba essere quello di un contendente alla segreteria federale, ma il suo debba essere un ruolo super partes. Quindi io non ho condiviso il fatto, pur rispettandolo molto, del fatto che sia sceso in campo come contendente. Noi tutti dobbiamo avere sempre un grande rispetto di lui e ricordare sempre le cose importanti che Umberto Bossi ha fatto e sta facendo per quanto riguarda il nostro movimento. Questo deve essere importante, volevo dirlo a tutti. Perché altrimenti si perde la bussola. Ma oggi Matteo può essere la persona che aiuta la Lega con la sua forza, con la sua età, con la sua caparbietà, poi adesso tutti gli aggettivi, con il suo anche approccio movimentista, a portare avanti le battaglie della Lega e di Umberto Bossi. E quindi io sono contento che oggi lui sia in Piemonte, che faccia questo tour, prima a Cuneo e poi a Torino, e penso che sia veramente la persona giusta, e quindi la persona giusta per poter portare avanti la Lega e per poter dare un po' la scossa. Ecco, probabilmente oggi c'è bisogno anche di qualcuno che tiri qualche schiaffone, perché noi dobbiamo recuperare quella che è la nostra anima movimentista, sicuramente. Sapete, stare al governo ti porta tante rogne, non ditelo a me che vivo tutti i giorni nelle rogne. Poi, alla fine, io sono convinto che i risultati si vedano, perché quando uno lavora, alla fine i risultati si vedono. Però è dura, perché tu hai, quando sei al governo di una regione, tocchi con mano tutti i giorni quanto Roma si disinteressi al territorio e hai delle difficoltà che vengono aumentate e moltiplicate. Quindi c'è bisogno, in parallelo, che ci sia una Lega forte che porti avanti il progetto politico, che è quello di scardinare un sistema che per noi è opprimente e che ci rende proprio difficile il nostro lavoro, anche il lavoro di governo. Quindi sono contento che sia qui Matteo, gli do ovviamente il benvenuto e, per quanto posso fare io, tutto il sostegno possibile. Quello di Matteo Salvini. Intanto, mentre lui si avvicina, saluto anche tutti i giovani e tutti quelli che collaborano con la segreteria provinciale, che aiutano a portare avanti il lavoro. Grazie. Fatemi fare una premessa che mi piacerebbe, sarebbe che fosse, faccio giornalista, quindi non impongo i titoli ai colleghi giornalisti. Però, visto il titolo della stampa.it edizione 1, io sono orgoglioso della Lega Nord del Piemonte, del governatore della Lega Nord del Piemonte, dei militanti della Lega Nord del Piemonte, io a testa alta. Gli scontrini li chiediamo al supermercato, anzi, su questo non brucio notizie che daremo in settimana, ma siccome non abbiamo niente da nascondere, anzi sono coloro che oggi sui giornali non ci sono, che magari hanno qualcosa da nascondere. Tutti mettano le carte e gli scontrini in tavola e poi ci sarà da divertirsi e vedremo se la stampa e la Repubblica
sugli scontrini democratici avranno uguale solerzia ed attenzione, perché siamo qua. Quello che posso fare, qualora aveste la follia di scegliermi come segretario federale dal 16 di dicembre, è di mettermi a totale disposizione degli amministratori e dei militanti del Piemonte per riempire tutte le case dei fratelli piemontesi con quello che di buono abbiamo fatto in questi 3 anni, con tutti i tagli ai costi della politica fatti in questi 3 anni, con tutti gli risparmi. Perché se in Piemonte ci fosse ancora la sinistra sareste a livello del Congo. E quindi fortunatamente a qualcuno brucia, però il Piemonte non è il Congo, per nostra e vostra fortuna. E quindi mi rifiuto di entrare in quel dibattito lì, orgoglioso della Lega Nord del Piemonte, di quello che la Lega Nord in Piemonte ha fatto, spero che questo sia ben recepito da tutti e lo lascio agli atti. Venendo qua, e poi arriviamo al congresso, capivo come la Lega abbia seminato bene. Oggi Grillo a Genova, a parte il fatto che ha portato in piazza un terzo della gente che aveva annunciato avrebbe portato in piazza, però faceva freddo evidentemente, quindi molti grillini sono rimasti davanti al computer a smanettare, ha proposto delle idee rivoluzionarie. Grillo ha detto: mettiamo dei dazi sui nostri prodotti per difenderci dalla Cina. Cazzo, un genio. Una trovata da vaffanculo, lanciamo da Cuneo il vaffanculo dei Agrillo, perché i dazi per difenderci dalle importazioni che arrivano dalla Cina, non so se qualcuno si ricorda, quando li proponeva qualcun altro eravamo dei matti. Oggi ci sono stati 7 morti in un rogo, in una fabbrica dormitorio abusiva in quel di Prato, nonostante le denunce della Lega. Ci saranno magari funerali di Stato, minuti di silenzio, ministri, viceministri, vice-viceministri che sfideranno a Prato, hanno sulla coscienza quei morti, perché quei morti sono sulla coscienza di quei buonisti che dicono: in Italia ciascuno è libero di fare quello che vuole, poi vanno a rompere le palle agli artigiani e ai commercianti per vedere lo scoprire. Non vadano a Prato a fare sfilata, perché quei morti, italiani o cinesi che fossero, sono sulla coscienza di quelli che fanno finta di non vedere, perché non puoi non vedere una fabbrica dove dormono dentro decine di persone. Un'altra genialata di Grillo, e questo però non è solo, è una linea che hanno scelto molti quotidiani di quelli ricchi, penso al Corriere, penso alla Repubblica. Qual è il problema dell'Italia? È a Roma? E a Bruxelles? No. Oggi un'altra delle geniali proposte lanciate da Grillo è: aboliamo le regioni. Cioè il problema di Grillo sono le regioni, testualmente leggevo, ha detto: leviamoci le regioni dai coglioni. E quindi diamo tutto in mano a Roma e a Bruxelles. Se questa è la fine di un movimento pseudo rivoluzionario, che Dio ce ne scampi. Perché io rilancio, da militante della Lega Nord, se dobbiamo scegliere un ente inutile da cancellare, da mandare a casa per risparmiare un po' di quattrini, io proporrò al congresso della Lega che siano non le province, men che meno le regioni, ma i prefetti, che non c'entrano assolutamente niente con il nostro territorio, con il nostro identità. Il presidente della provincia di Brescia, Daniele Borgo, ha sfrattato il prefetto a Brescia. Perché? Perché è impazzito? No, perché la prefettura a Brescia occupa 5.000 metri quadri in pieno centro a Brescia, ha una residenza di 1.000 metri quadri, gli piace stare largo evidentemente, ha un giardino di 1.500 metri quadri, avrà il pollice verde, ma soprattutto paga un affitto che è meno di un terzo dell'affitto di mercato. Allora mi chiama il presidente della provincia e mi fa: Matteo, qua noi non abbiamo più i soldi manco per piangere, io devo mettere in sicurezza 2 frane lungo 2 strade statali, non posso spendere i soldi che ho per il patto di stabilità, però qua la prefettura e nei nostri locali ci danno 200.000 euro d'affitto quando il valore minimo di mercato è il triplo, 600.000 euro. Manda una letterina al Ministero dell'Interno: caro Ministro dell'Interno, visti i problemi economici, sono a chiedere, visto che l'affitto scadeva proprio a novembre,
in vista del rinnovo dell'affitto, un adeguamento del canone di locazione, perché quei soldi li voglio spendere per i cittadini bresciani. Risposta del Ministero dell'Interno: caro Presidente della Provincia, prendiamo atto della sua richiesta di adeguamento del canone d'affitto che qualunque proprietario di casa di buon senso farebbe in un momento di crisi, soprattutto se l'inquilino si chiama Stato italiano. Non siamo purtroppo in grado di acconsentire alla sua richiesta, anzi chiediamo uno sconto del 15% sul vecchio canone. E quindi non solo non ti do i 600.000 euro, ma cortesemente non è che sui 200.000 fuori mercato mi fai uno sconto del 15%. Cosa facciamo? Non gli rinnoviamo l'affitto. Oggi la prefettura di Brescia è abusivamente occupante i locali di proprietà della provincia di Brescia e io ho detto al prefetto: se siamo in battaglia, battagliamo, o questi sganciano oppure li sgomberiamo con qualsiasi altro occupante abusivo. Si chiama Stato italiano. Della provincia di Brescia che mi dia torto, anche di destra o di sinistra, quei soldi mi servono per la sicurezza stradale della mia gente, Roma non me li dà, vai via, vai invece di 1000 metri quadri di residenza ti pigli un bilocale in periferia e fino a che esisti come prefetto stai lì, poi quando ti cancelleremo per referendum torni, anche perché di prefetti cunesi o bresciani non vedo la folla onestamente sui 103 titolari di prefettura in Italia, ma questo è un altro paio di maniche. Per dire che Gianna Gancia diceva la Lega, non penso ci sia la vecchia Lega, la nuova Lega, la Lega. Negli ultimi anni abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo anche necessariamente, giustamente per un certo verso, smussato alcuni toni, abbiamo provato a essere più costruttivi, più istituzionali, abbiamo provato a cambiare le cose andando a Roma con le riforme, col federalismo fiscale, con la devolution, col referendum. E da Roma non cambia nulla, era giusto provarci. Se non c'è riuscito un genio assoluto come Umberto Bossi, perché uno come Umberto Bossi non nasce per i prossimi 100 anni, se non c'è riuscito un genio come Umberto Bossi, il cambiamento passa da Cuneo, passa dalle regioni, passa dai territori, passa dai sindaci, passa dal coraggio. E quindi era giusto provarci, prendiamo atto del fatto che non passa da Roma il cambiamento. È giusto essere a Roma come controllori, quando passeranno delle leggi assurde saremo lì a far battaglia, quando, e ci arriveranno in primavera, proveranno a far passare un altro indulto per far uscire di galera 20.000 delinquenti perché poverini stanno stretti, è un'inciviltà lasciare i detenuti che stanno uno sull'altro in galera. Un giornalista la settimana scorsa mi ha chiesto: ma lei è preoccupato per le sorti dei 60.000 detenuti in Italia? Io ho detto: io sono preoccupato per le sorti dei 60 milioni di italiani. Poi se avanza più, e quindi se porteranno in discussione l'indulto, dentro i palazzi faremo la guerra, però tenetevi pronti, non dovremo mettere manifesti, mandare mail, fax. Il giorno in cui a Roma discuteranno l'indulto per approvarlo, messaggino, si sale sul treno, magari la prendiamo lunga dalla Cuneo 20 miglia e poi scendiamo, però a Roma i nostri battaglieranno dentro e noi tutti insieme, in pullman, in treno, in auto, fuori, non facciamo uscire quei signori dalla Camera e dal Senato fino a che non si rimangiano quella questione lì. Oggi è sempre Grillo, non mi piace parlare degli altri, però mi è simpatico, ha detto: e poi bisogna fare un referendum sull'euro, anche altra genialata, l'ho già sentita. Purtroppo la Costituzione italiana dei nostri padri costituenti è così democratica che non permette di fare referendum sui trattati internazionali, quindi sull'euro e sull'Europa nessuno ci ha mai chiesto nulla. E se devo scegliere, in attesa di fare il referendum, visto che in Europa ci lavoro e ci vado tutte le settimane per lavoro, più ci lavoro, più leggo i numeri, più parlo con i colleghi europarlamentari, più incontro artigiani, imprenditori, più mi convinco che questa Unione Europea sia un nuovo modello di Unione Sovietica e questa moneta unica chiamata euro sia uno strumento criminale, sia uno strumento di distruzione di massa. Sull'euro. Serve andare a Bruxelles, questo dirà la Lega e chiederà la Lega in campagna elettorale, ogni voto dato alla Lega sarà una delega per o
o ridisegniamo tutto quanto, tutta l'Europa, perché noi non siamo euroscettici, anzi gli unici che vogliono bene all'Europa siamo noi. Noi siamo Europa, Cuneo è Europa, Vicenza è Europa, Milano è Europa, ma non questa Europa. Quindi o ridisegniamo tutto quanto, riscrivendo i trattati uno a uno da Maastricht a Schengen a Dublino, e ridisegniamo anche il sistema economico, se serve minacciando di uscire dall'euro, sì, è una bestemmia, no. Se io so che vado a schiantarmi contro un palo, provo a sterzare, mi dicono uscire dall'euro non si può, perché pensa a quanto salirebbe la disoccupazione, siamo 5 milioni di disoccupati, pensa quanto costerebbe la benzina, abbiamo la benzina più cara d'Europa, 1,70 euro, pensa quanto diminuirebbe il valore reale dei nostri stipendi, meno 50%, pensa che fine farebbero i nostri risparmi, 10 anni di euro i risparmi degli italiani, meno 80%, quindi mi dicono pensa come succederebbe quando uscissimo dall'euro se tutte quelle cose che sono successe con l'euro in 11 anni. Se voi andate a rivedere le tabelle, 11 anni fa, il 1 gennaio 2002, giorno di entrata in vigore dell'euro, Italia e Germania avevano un tasso di disoccupazione uguale, 8,5%. Dirlo oggi sembra fantasia. In questi 11 anni, dall'8,5% uguale per Italia e Germania, partivamo allo stesso livello e noi abbiamo una palla al piede che i tedeschi non hanno, dall'8,5%. Germania è scesa oggi, novembre 2013, al 5,4% e noi siamo arrivati al 12,2%. Non occorre uno scienziato, io sentivo la Gianna, lei ha fatto lo scientifico, io invece ho fatto il classico, perché di matematica capivo poco, anzi mi hanno anche rimandato in matematica in prima liceo, però qualcosina negli anni ho cominciato a capirla. Mio figlio ha 10 anni e se gli dico, Fede, in 10 anni noi siamo passati dall'8 al 12, gli altri sono passati dall'8 al 5, chi ci ha guadagnato? Non occorre Mario Monti per capire che qualcuno ci ha guadagnato e qualcuno ci ha perso. E o abbiamo disimparato noi a Cuneo a lavorare, oppure ci sono dei vincoli che avvantaggiano qualcuno e danneggiano qualcun altro. Quando ero da Santoro 15 giorni fa ho usato un'espressione un po' forte, ho detto che l'euro è un crimine contro l'umanità. Io lo ribadisco, perché quando hai il record dei suicidi di imprenditori, quando hai un'agricoltura in ginocchio, quando hai una floricoltura in ginocchio, quando ti hanno costretto a fare un massacro sulle pensioni che non è uguale in Europa, dovevamo fare la riforma delle pensioni perché eravamo quelli che andavano in pensione più giovani, adesso a Bruxelles si sono accorti che c'è un problema perché siamo quelli che vanno in pensione più anziani. O ci pensavi prima? E quindi stanno provando a imporci un mondo al contrario, non è solo una questione economica, guardate bene, è qualcosa di più fine, di più raffinato e di più diabolico. Il modello della famiglia è quello olandese, ci dicono a Bruxelles. Chi pensa al modello vecchio di famiglia è retrogrado, è un tardone. E io mi sono informato su cos'è la famiglia olandese. La famiglia olandese prevede matrimoni di tutti, fra tutti, due donne, due uomini, prevede adozioni per tutti, single, due donne, due uomini, prevede anche la fecondazione artificiale per tutti, donne, uomini. Però, e mi dicono che questo è progresso. Ora, io non sono un bigotto, vado a messa due volte all'anno purtroppo, sono divorziato perché i casi della vita ti portano a non poter sempre scegliere che cosa fare, però io penso che la Lega su questo debba avere una sola parola, ben chiara, nel rispetto delle scelte private e di vita di ciascuno, però il matrimonio è quello fra l'uomo e la donna e i bimbi vanno dati in adozione a un uomo e a una donna. Della nostra società, perché le mode passano, ma se non fai figli, poi ti dicono però c'è bisogno degli immigrati perché la nostra gente non fa figli. Perché la nostra gente non fa figli? Perché hanno perso l'abitudine o l'interesse? No, poi vai a guardare in Francia e in Francia lo Stato dà fino a 800 euro al mese alla mamma per pagare la babysitter. Domanda ai giovani e alle giovani che magari adesso fanno due conti prima di imbarcarsi in un'avventura fantastica ma difficile che è quella di avere un figlio. Se lo Stato ti desse 800 euro al mese magari avresti qualche problema di meno. Quanto costa un asilo nido oggi? Quanto costa il latte in polvere? Quanto costano i pannolini? Mi dicono
però le adozioni gay, insomma, piuttosto che lasciarli in orfanotrofio, andiamo alla radice del problema. Perché un'adozione per una coppia normale, uomo e donna, deve durare fino a 4 anni e deve costare 40.000 euro? Forse perché c'è qualcuno che ha il business di famiglia e lucra sulla pelle dei bambini. E quindi, poche parole ma chiare, pochi concetti chiari, diranno che siamo retrogradi, ma intanto ce lo dicono lo stesso, quindi siamo brutti, cattivi, razzisti, populisti, xenofobi. Abbiamo invitato al Congresso federale alcuni soggetti pericolosi da tutta Europa, Marine Le Pen, la austriaca, i finlandesi. Chi parla male di Bruxelles è populista, euroscettico, xenofobo, razzista, troglodita, eccetera, eccetera. Io l'ho detto, siamo Europa, siamo nel cuore dell'Europa, ma non nell'Europa delle banche. Qualcuno vi ha chiesto il permesso di dare 52 miliardi di euro al cosiddetto Fondo Salva Stati? No, scelgono bene anche i nomi, eh. Fondo Salva Stati, uno ha l'impressione, mi sto dissanguando, però aiuto i bambini poveri in Grecia. Un par di balle. Fondo Salva Stati è un prestito che non ci verrà mai restituito, che va alle banche, sono soldi andati alle banche spagnole, alle banche francesi, che erano debitrici delle banche tedesche, quindi sono soldi usciti da Cuneo, che sono arrivati a Berlino, le banche tedesche hanno preso quei soldi, li hanno rigirati a tasso zero alle imprese di Berlino, che poi vengono a Cuneo a vendere i loro prodotti. Cioè un sistema geniale, dove i poveri tirano fuori dei soldi da dare ai ricchi, che poi li girano. Quando sento i nostri ministri che dicono che bisogna investire in innovazione, ma se le imprese non riescono a pagare i loro fornitori e i loro dipendenti, dove trovano i soldi per fare ricerca e innovazione? E i soldi per investire tra noi. E poi vendono le BMW e i frigoriferi e le lavastoviglie, grazie. Abbiamo sponsorizzato tutto noi. E quindi non è un errore, è scientifico. L'importante è essersene accorti. È una truffa, è un'eurotruffa costruita molto bene con la complicità di giornalisti, di professori, di economisti. Per curiosità, quando tornate a casa, andate su internet e recuperate i titoli dei giornali, di tutti i giornali, del 1 gennaio 2002, entrata in vigore dell'euro, andate a riguardarvi un telegiornale degli archivi RAI del 1 gennaio 2002. Oggi sembra fantascienza, bellissimo, il futuro, saremo più belli, più ricchi, più uniti. Prodi diceva: lavoreremo un giorno di meno ma guadagneremo come se lavorassimo un giorno di più. Aveva beccato la prima parte, lavoreremo un giorno di meno, anzi anche una settimana di meno, però il guadagno non è ancora andato. È scientifico, la moneta unica, il pensiero unico, stanno togliendo tutti i dazi, lo dico a quel poveretto di Grillo, noi siamo lì a combattere da soli, hanno tolto i dazi sulla frutta e la verdura che arriva dal Marocco, hanno tolto i dazi sul riso che arriva dalla Birmania, sulle scarpe che arrivano dal Pakistan, sul tessile dall'India, perché ci dicono è il mercato deve essere libero per il profitto, ma noi non siamo al mondo per il mercato e per il profitto, odiamo una regolata al mercato e al profitto, oppure nel nome del mercato e del profitto ti crepano 7 persone in una fabbrica dormitorio a Prato, perché poi vendono i maglioni a 5 euro. E come fanno a vendere i maglioni a 5 euro? A, lavorano in nero, B, non pagano una lira di tasse, e nessun artigiano, nessun imprenditore di Cuneo può competere con questa gente. Quindi il mercato e il profitto va bene, ma vanno regolati, vanno regolamentati. E se a Bruxelles a fare questa battaglia con me ci sono i francesi della Le Pen, ci sono gli austriaci, ci sono gli olandesi e gli altri se ne fregano, allora viva Marine Le Pen e benvenuta al Congresso della Marine Le Pen, che è il mio grande imperialista. So benissimo che a livello interno la vediamo in maniera diversa, la Le Pen è statalista, è centralista, è nazionalista, per carità di Dio, io a livello interno mi sento più bretone che lepenista, perché lì sono per le lingue locali, le culture, le identità, ma la prima battaglia adesso è sopravvivere, prima un vivere e poi fare filosofia, quindi prima sopravvivere e salvare il lavoro lo salviamo se ridiscutiamo l'Europa e rottamiamo l'euro. Noi abbiamo fatto in Lombardia un'iniziativa non anti-euro, un'iniziativa di informazione, anzi di contro
informazione, settimana scorsa con 3 professori universitari, che hanno smontato riga per riga, dato per dato, tutte le eurofandonie degli eurocretini e ci hanno spiegato che uscire dall'euro non solo si può ma si deve. Però numeri alla mano, non così, discorso da bar alla Grillo in Piazza Vittoria a Genova, facciamo un referendum sull'euro, poi lo pagano quelli dell'euro e quindi chi se ne frega, rimane lettera morta. E io guardavo il calendario e proporrò una cosa, ve la dico qua, poi magari balanceremo al congresso, visto che poi la gente non è scema, la gente ha capito che c'è qualcosa che non funziona in questa Europa costruita così com'è, in questa moneta unica che per noi è una palla al piede, per la nostra economia è una palla al piede, per i nostri consumi interni, per i salari, per le pensioni, per gli stipendi, per gli imprenditori è una palla al piede. E quindi io ho visto che il 14 febbraio, la festa degli innamorati, nel 2014 cade di venerdì, perché non fare una festa degli innamorati delle nostre terre, delle nostre economie, dei nostri cibi, della nostra sovranità anche monetaria e del nostro futuro il giorno dopo, sabato 15 febbraio, in tutte le città della Padania, gazebo della Lega che spiegano che non è troppo tardi per salvarci e per costruire un'altra Europa, con un'altra moneta e con un altro futuro, perché noi siamo innamorati della nostra terra, non ci arrendiamo a essere semplicemente dei numeri, dei consumatori. Qualcuno ha preso la nostra terra come un supermercato, il progetto prevede un supermercato dove noi siamo al massimo liberi di scegliere che cosa consumare di qualcosa che viene prodotto dall'altra parte del mondo. Io non sono un consumatore, non sono un numero, sono un essere umano. Il problema di questa gente è che però gli esseri umani pensano. Mi sono riletto quest'estate George Orwell. Il problema dei regimi, e a Bruxelles c'è un regime che è peggio, almeno i fascisti avevano la camicia nera e li riconoscevi, i nazisti avevano la croce uncinata, questi sono eleganti, sono belli, sono in giacca e cravatta e fanno i professori e fanno gli economisti. Però quello di adesso è un regime che ci porta alla morte e quindi io non ci sto, io mi ribello, io non sono un consumatore, io voglio a Cuneo mangiare quello che viene prodotto a Cuneo e voglio che a Cuneo... Attenzione che sarà una guerra. Negli ultimi 2 mesi in Lombardia ci hanno arrestato 2 sindaci nella stessa provincia, Montichiari e Adro. Li avete visti in televisione a proposito di stampa. Sindaca di Montichiari arrestata per tangenti, Ciubbia. Io da segretario della Lega Lombarda chiamo, cos'è successo? Mi spiegano l'accusa alla sindaca di Montichiari è di aver chiesto a un imprenditore che gestisce una discarica dei soldi, non per sé, ma delle opere ambientali per il suo territorio. Dico, ma scusa però, se me la dici così, un sindaco va da uno che gestisce una discarica, gli chiede dei soldi per un parco, gli do la medaglia. Non è che l'arresta. No, lo Stato italiano l'ha arrestata, titoloni sui giornali, sindaca leghista, arrestata per tangenti, 10 giorni dopo è stata rilasciata e le accuse sono cadute. Ovviamente non c'erano i titoloni sui giornali, c'erano 3 righe sotto il necrologio. Però 15 giorni dopo arrestano il sindaco di Adro. Lo ricordate? Quello dei soldi delle Alpi nella scuola, quello che addirittura aveva mandato una lettera politica. Napolitano dicendogli lei non è il mio presidente, gliela firmo anch'io, Napolitano non è il mio presidente, arrestato per turbativa d'asta, ripiglio il telefono e chiamo ancora in provincia a Brescia, cosa è successo stavolta? Turbativa d'asta, cosa ha fatto? Ha fatto senza indire regolare gara d'appalto in base ai canoni italiani ed europei, ha fatto lavorare 2 imprese del posto per costruire sul posto un palazzetto dello sport a costo zero per i contribuenti, non facendogli pagare gli oneri alle imprese. Dico scusa, ripetimi, ha fatto lavorare delle imprese del posto per costruire a costo zero un palazzetto dello sport per le associazioni di volontariato del posto, sì, in Svizzera uno così lo premiano, in Italia lo arrestano, TG1, TG5, perché questo non era un sindaco qualunque, era il sindaco leghista di Adro, brutto, cattivo, becero, quello che aveva tolto il cibo ai bambini, che non pagavano le mense perché aveva, povero disgraziato, da buon amministratore mandato una lettera
a quelli che lui sapeva essere furbetti, arrivavano coi bimbi in BMW a scuola e poi non pagavano la mensa perché erano poveri, e guarda caso poi la metà di quella gente la mensa ha cominciato a pagarla, perché un conto è essere scemi e un conto è fare i sindaci. Però faceva notizia il sindaco leghista, cattivo diavolo, finalmente arrestato. Dopo 10 giorni di arresti domiciliari, di sciopero della fame, il tribunale del riesame ha revocato gli arresti, perché non servivano gli arresti. Però intanto questo per 10 giorni è stato ampiamente sputtanato. Mi è venuto il dubbio che sia stato arrestato perché, non seguendo la normale procedura, quel palazzetto dello sport non è stato costruito dalla solita impresa che arriva da Reggio Calabria o da Catanzaro. Perché questo è, poi ti lascia al buco e chi si è visto si è visto. E quindi, se una legge è scema, infrangere una legge scema è titolo di vanto, non è titolo di arresto. Però per dirvi che ne correremo di tutti i colori, con Roberto Cotta stiamo vedendo un antipasto. Se decidiamo di provare a fare la guerra sui due fronti, indipendenza, noi siamo indipendentisti, lo dico già da gancia, per quanto mi riguarda, come, non come segretario federale, ma come militante della Lega Nord, il simbolo della Lega Nord è quello e non si tocca, e il nome della Lega Nord è quello e non si tocca, siamo indipendentisti, saremo indipendentisti. Non ci sono problemi di materia, la dipendenza non più solo da Roma, da Bruxelles, perché se ne facciamo solo una delle due, se ci liberiamo, facciamo che domani ci liberiamo da Roma, bene, ci teniamo un sacco di soldi in più, Roberto Cotta mette a posto il suo bilancio. Noi lombardi avremo 50 miliardi di euro in più da spenderci per gli affari nostri, ci facciamo 8 ferrovie con i binari lastricati d'oro. Però se ci liberiamo da Roma, da uno Stato ladro, mafioso, corrotto e fallito, ma ci teniamo al vincolo di Bruxelles, è a metà. Se ci liberiamo dal vincolo di Bruxelles, ma ci teniamo la palla al piede dello Stato ladro, è a metà. Quindi i fronti sono due. E ce la faranno pagare, da qui a maggio ce la faranno pagare, ne usciranno di tutti i colori. Io ogni volta che telefono, alla fine della telefonata, saluto il maresciallo che sicuramente ci sta ascoltando, sperando che non ascolti il corpo da parte della famiglia. Però quello che succede in Piemonte è un'anticipazione di quello che succederà, ricicciano la roba di Bossi, di Belsito, e poi ogni 6 mesi, però la gente la freghi una volta. Noi a febbraio abbiamo perso tanti voti, noi alle elezioni politiche di febbraio abbiamo perso tanti voti, io quest'estate ne ho incontrati tanti in vacanza, in provincia di Brescia, e non alle Maldive in vacanza, di questo. Guardi Salvini, io devo dire, ho votato Lega tanti anni, poi però vi siete messi a litigare, avete fatto casino, l'amministratore, i diamanti, Renzo Bossi, l'ultima volta non vi ho votato, o non ho votato o ho votato Grillo, perché insomma ce l'ha col mondo, fa culo, politici ladri. Però quest'estate ne ho beccati tanti che mi hanno detto, guardi, però dopo 5-6 mesi devo dire che io di vaffanculo non mangio, mentre alcune cose che state facendo voi, battaglie concrete, io suggerivo a Roberto, poi per far tutto corrono i soldi, però non giochiamo più in difesa, non stiamo lì a combattere sullo scontrino, la cena in pizzeria. Io quando sono stato in Veneto ieri, con sale piene a Rovigo, a Vicenza e a Verona, ho sentito Luca Zaia, e la migliore risposta agli scettici, ai grillini di turno o ai menagramo, in Veneto hanno aperto gli ospedali per 4 sere a settimana per ridurre le liste d'attesa e per fare le mammografie. Servono soldi, sì. Qua avete ereditato una situazione economica disastrosa. Però io come rispondo a questa gente? In Lombardia 2 spunti, abbiamo trovato 2 milioni di euro per un contributo fino a 400 euro al mese alle mamme e ai papà separati o divorziati con un bimbo a carico che dopo la separazione del divorzio non c'era fatto. E tu hai aiutato 900 mamme e papà che col vaffanculo non mangiano, con 400 euro al mese, per carità, non diventano ricchi, ma magari fanno la differenza fra comprare il grembiule nuovo a tuo figlio, che magari non potresti fare, o cambiargli le scarpe, cosa che magari non potresti fare. Abbiamo provato a mettere una toppa al disastro di Roma sugli esodati. A Cuneo siete gente per bene, molto tranquilli, molto pacati, moderati. Vi chiedo solo, da segretario in pectore, qualora la signora Elsa Fornero passeggiasse per Cuneo, prendete la calcia in culo. Non fate...
mezzo a una strada milioni di esodati e di pensionati, dovrebbe essere esiliata, non dovrebbe passeggiare e pontificare. Ieri la Susanna Camusso, la leader della CGIL, ha detto l'unica cosa seria da fare sarebbe di far pagare l'IMU. Lo dice lei perché i sindacati evidentemente non hanno questo problema. E io penso che un altro referendum da fare, oltre a quello che elimina i prefetti, sia quello di rendere giustizia ai lavoratori per bene e quindi di rottamare questi sindacati che sono un problema per i lavoratori. Quindi come Lega, poi non vi voglio annoiare più di tanto, però le battaglie da fare ci sono. Non abbiamo il problema di Renzi, che deve capire che cosa vuole fare. Poi Renzi è simpatico, si veste bene e parla bene di tanto senza dire nulla. Mia moglie è abbonata a Donna Moderna e a Vanity Fair e le ultime due copertine avevano Renzi. Io dico, disdici cortesemente l'abbonamento sia a Donna Moderna che a Vanity Fair, perché già si accende il TG1, il TG2, il TG3, il TG4. Oggi Renzi ha mangiato il cornetto con la brioche, oggi Renzi a pranzo ha fatto le calze di Renzi, le scarpe di Renzi e il sorriso di Renzi. Cosa vuole Renzi? Io non l'ho capito. Dà ragione a tutti. Se dai ragione a tutti, o sei un genio o sei un falso. Per me è più la seconda della prima. La Lega il progetto ce l'ha. Per 20 anni abbiamo provato a portarla a casa combattendo da dentro, giustamente. Il cambiamento probabilmente non passa da dentro ma dai territori, perché sono così incagnoni e incarogniti sulle regioni? Perché uno come Grillo può arrivare a dire una bestiata, però sostenuto dai grandi media, dal Corriere della Sera, dalla Repubblica. Il problema qual è? Roma? È Bruxelles? È lo Stato ladro, l'Unione Sovietica Europea? No, il problema sono le regioni, le province e i comuni. Guardate, gli enti più martoriati, più massacrati sono il problema. E cancelliamo tutto quello che c'è in mezzo. Numeri, consumatori, ogni tanto li facciamo votare, se votano come va bene a noi va bene, se non votano come va bene a noi li facciamo rivotare un'altra volta, tanto basta un colpo di spread e ogni settimana. Vi ricordate i francesi quando hanno votato contro la Costituzione europea? Avevano votato contro, non era previsto, e li ha fatti rivotare. Probabilmente starebbero votando ancora oggi se avessero continuato a votare contro, ti prendono per sfinimento. Reagiamo al pensiero unico, alla moneta unica, al cibo unico. Diverso è bello, l'identità è bella, la lingua è bella. È possibile che un sindaco di sinistra, così accade in Lombardia, non so in Piemonte, uno dei primi atti che fanno i sindaci di sinistra quando vengono eletti dopo un sindaco della Lega è togliere il cartello della città in dialetto. Ma sei tarato. Cioè, se ti vergogni della tua lingua, della cultura, dell'identità, della tradizione, del territorio, sei un uomo senza radici. Se non hai radici non hai futuro. Non hai speranza, sei un numero, sei ricattabile, se ti tolgono il lavoro perdi dignità, perdi la voglia di vivere. È questo che stanno provando a fare, avere 500 milioni di consumatori in Europa, tanto poi a produrre ci pensa gli altri, a produrre ci pensano i bambini a $2 al giorno in Pakistan, perché bisogna far fatica a pugno? Tanto a produrre ci pensa gli altri. E la CGIL apre uno sportello, lunedì ha aperto uno sportello in Tunisia. E io non ci credevo, io pensavo fosse una bufala. Vado a controllare e sono orgogliosi, ce l'hanno sul loro sito. La CGIL ha fatto una conferenza stampa annunciando il 26 novembre l'apertura di uno sportello a Tunisi. Per fare cosa? Per aiutare i tunisini che vogliono venire a lavorare in Italia nel settore agricolo a capire come fare. Ma Dio, c'è la disoccupazione, chiudono le stalle. I nostri agricoltori non sanno dove sbattere la testa e un sindacato italiano, pagato dai lavoratori italiani, dai contribuenti italiani, va in Tunisia a spiegare ai tunisini come venire a fottere il posto di lavoro a noi italiani? Ne avremo delle belle. Per vincere la battaglia bisogna essere uniti. L'unica roba è questa. Se parti in guerra, ti metti nel mento e carichi il fucile, devi guardare solo davanti, se perdi la metà del tempo a guardare dietro o di fianco. Bravo. E non parliamo di niente. Poi io so che ci sono simpatie, antipatie, non possiamo pretendere di essere simpatici a tutti, però se siamo in un movimento politico, prima la causa per cui combattiamo, poi il resto.
poi ci scagliamo in sezione a Cuneo se serve, e poi c'è il commissariamento là, e poi io sono incazzato con l'assessore, e poi perché la nomina è stata data a Tizio invece che a Caio, e poi rifacciamo il congresso perché non mi piace com'è finito, e quello arriva sempre in ritardo al gazebo. Per carità, tutto giusto, però da qui al 25 maggio prima vincere la guerra, e la guerra per la Lega non significa prendere il 4,1%. Ieri Papa Francesco ha fatto un bel appello ai giovani dicendo vivere, non vivacchiare. Non siamo qua per sopravvivere, io sono europarlamentare, mettiamoci in discussione. È chiaro che essere europarlamentare è meglio che non esserlo, perché giri, perché è un bello stipendio, perché incontri, perché puoi fare. Però la carica per tutti, dal segretario di sezione al segretario federale, e magari su questo ci siamo un po' distratti negli ultimi anni, la carica che ciascuno di noi ricopre, pagata o non pagata, deve essere un mezzo, non un fine. Qualcuno magari ha frainteso il mezzo come fine e dice il mio obiettivo è essere rieletto. No, il mio obiettivo è usare la carica che ho per l'indipendenza della Padania. Il mio obiettivo non è fare vero. Quanti in discussione, vi chiederò fatica, gran fatica, fare il gazebo a gennaio e fa freddo, essere nati militanti della Lega è una sfiga, fossimo nati militanti del PD saremmo più comodi, ci mettiamo davanti alla televisione, tanto c'è Renzi dalla mattina alla sera, se mi mancano i soldi o c'ho le co o c'ho il Monte dei Paschi di Siena, quindi non ho grossi problemi a trovare i finanziamenti. Militanti del PDL, magari ci saremmo divertiti un po' di più, perché è anche un bel vedere, diciamocelo. E poi in ogni caso, se c'è qualcosa da comunicare, lo fai a reti unificate, quindi Canale 5, Italia 1, Rete 4, non hai grandi problemi. Siamo nati militanti della Lega, che è la cosa più bella che ci potesse capitare, però è impegnativa. Ecco, se ci siamo un po' riposati nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dal 16 dicembre in poi sarete chiamati a dare tutto, a dimagrire 2 o 3 chili, a prendere un sacco di freddo, a prendere qualche insulto se serve. Oggi è giusto essere qua dentro per darci un obiettivo, per darci appuntamento al 7 dicembre fuori dalla segreteria provinciale di Cuneo, tanta gente con le tessere vere, non false, non tarocche come qualcun altro, però far vedere che la gente di Cuneo c'è fino all'ultimo dei militanti, così poi voglio vedere i giornalisti come fanno a nascondere il fatto che ci sono migliaia di persone che partecipano. Però poi basta essere al chiuso. Io prima ho fatto 2 passi sul corso, era la prima volta che venivo a Cuneo e ho visto una città stupenda per quanto abbia potuto vedere, e c'era una marea di gente che passeggiava, quindi ricarichiamo le pile, ci sono le feste di Natale, facciamo il congresso. Dal 6 gennaio la Lega a Cuneo, a Saluzzo, ad Alba, deve stare al chiuso il meno possibile e il più possibile in mezzo alla strada, parlando con la gente. Il mondo non è Facebook, il mondo non è la televisione, il mondo sono le persone che stanno passeggiando per Cuneo oggi e non entrano da dentro. Mettendogli in mano i numeri dell'Eurotruffa, mettendogli in mano quello che abbiamo fatto in Regione Piemonte per il lavoro, per la sanità, rispondiamo coi fatti, rilanciando, non giochiamo in difesa, non abbiamo niente da difendere. Non perché gli altri hanno rubato di più, io non sono uno di quelli che gode per dire ma gli altri sono peggio, no, noi dobbiamo essere irreprensibili e su questo non ho problema alcuno a crederlo, però parliamo di fatti, la gente ci paga per fare, non per polemizzare, e quindi io sono contento e spero che sia un congresso non come i giornali scrivono Salvini contro Bossi, Salvini con Bossi, un congresso insieme. Perché lui è partito, non perché siamo partiti fulminati noi pochi o tanti anni fa, e quindi le battaglie da fare non ci mancano, uniti, prendiamo un sacco di voti, dicevo non il 4-1, non mi interessa tirare a campare, la Lega che fa, la Lega che parla, la Lega che sorride, la Lega orgogliosa, piglia il 10% dei voti, non il, la Lega a Cuneo è il primo partito, torna a essere il primo partito, ne sono straconvinto. Dobbiamo recuperare un po' di voglia, un po' di sorriso, un po' di orgoglio. Io ho ripreso a fare quello che non facevo da tempo, attaccare adesivi. Mi hanno fatto l'adesivo bello, ho avuto Patacaro in Lombardia, quello che si vede da...
un adesivo pasta euro blu e giallo, che lo vedi anche se hai gli occhiali spessi così. E io ho sull'angolo di casa mia a Milano una cabina dell'Enel. E settimana scorsa ho ricominciato ad attaccare gli adesivi pasta euro. Scendo la mattina, non c'è più. Grazie. Riattacco. Poi ho scoperto che lo staccatore è quello del quarto piano. Un medico candidato per la sinistra alle regionali contro Maroni, di quelli con l'aereo e così, che mi ha beccato sull'ascensore e mi fa: Salvini, tu mi stai simpatico, ma ci credi a quello che dici? Dico: tendenzialmente sì, potrei essere d'accordo o non d'accordo, però quello che dico lo faccio non per necessità, ma per convinzione. Ma sei un matto, l'euro è la nostra salvezza. Fortunatamente ero arrivato a piano terra, se no gli partivano due schiaffoni democratici e sinceri, poi fa il medico, si sarebbe curato da solo. Questo per dire, il risultato è che gli adesivi ne ho attaccati 10, sono tutti lì, e vediamo se si stanca prima lui di staccarli o prima io di attaccarli. Secondo me si stanca prima lui. Però questo per dire che la gente ha bisogno di vederci, perché per troppo tempo siamo stati quelli che sui giornali ci finivano perché litigavano, perché Tizio ce l'ha con Caio, perché Bossi ce l'ha con Maroni. Perché l'indagine? Perché l'inchiesta? Perché la lettera anonima al quotidiano locale? Non abbiamo niente da nascondere, siamo vincenti, facciamoci vedere. Purtroppo gli italiani, i padani, i lombardi, i piemontesi hanno tanti pregi, ma hanno il difetto che sono prontissimi a correre in soccorso del più forte, del vincitore. E quindi se ti fai vedere remissivo, all'angolo, un po' sfigatello, un po' balbuziente, un po' timoroso, devono vedere coi volantini, con gli adesivi, coi manifesti, coi gazebo. Io lavoro anche su Facebook, mi piace, però il mondo reale non è sul computer. Su Facebook raggiungi il 10% della gente, il mondo reale sta passeggiando lì in mezzo. Il mondo reale deve leggere un pezzo di carta, deve essere abbracciato, deve essere ascoltato, deve essere incontrato fuori dalle sezioni. Quindi mi scuso se vi ho annoiato, ma vi posso garantire fatica, fatica e fatica, ma alla fine soddisfazioni, perché gli altri avranno quello che avranno. E non è una questione di anagrafe. Ogni tanto qualche giornale dice: Salvini dei giovani padani, magari a 40 anni in Europa finisci di essere giovane a 25 anni, secondo qualche giornalista io sarò giovane per fortuna ancora a 50. Non è un problema anagrafico. Sì, è vero, io sono entrato in Lega che avevo 17 anni, però non necessariamente giovane e bello o giovane e brutto. Fortuna che c'è l'energia, la follia, la spensieratezza dei giovani. A volte ci sono dei settantenni che sono molto più svegli e attivi di dei ventenni rincoglioniti. Cioè non è che la carta d'identità è necessariamente carta di credito. Io sono orgoglioso di fare il sabato notte a Pontiva in tenda. E anche qualora facessi il segretario continuerò a fare il sabato notte a Pontiva in tenda, magari non facendo qualche coro che poi qualcuno fa intendersi alla rabbia. Però la Lega è la gente. Poi la Lega è anche incontro con Confindustria, con Confartigianato, con ho avuto la fortuna di incontrare un grande uomo 15 giorni fa, di fare un pranzo con Bernardo Caprotti, il patron dell'S Lunga, che va in pensione a 88 anni. C'è chi va in pensione a 88 anni ed è sveglissimo come Caprotti, e c'è chi a 88 anni come Napolitano non vuole proprio andare in pensione. Sono due uomini diversi. Perché uno che pubblica un libro, Falci e Carrello, dove ti spiega e ti documenta come i compagni sinceri democratici dell'Emilia, della Toscana e della Liguria, o hai la tessera oppure non lavori, è uno che ha due palle così. E noi abbiamo bisogno di gente che ha due palle così. Quindi mi chiudo, mi taccio, conto di tornare in provincia di Cuneo presto, prestissimo, non in una sala, sotto un gazebo, là in piazza, magari con un po' di mimbrulè, una marea di volantini, e andiamo incontro alla gente. È un momento in cui la gente, la politica, le stanno raccontando che la politica è una roba sporca, è una roba brutta, è il disegno di prima di Bruxelles, non servono i politici, non servono le regioni. Mettiamoli il tecnico, mettiamoli quello che capisce di spread, mettiamo il banchiere, poi abbiamo visto il professore,
la credibilità internazionale, quello che capisce di spread. Adesso la Grecia, leggevo ieri, la Grecia ha i conti a posto. Moody's, perché ormai il voto vale molto meno delle agenzie di rating, Moody's ha leggermente rialzato il tasso di credibilità della Grecia, che dalla serie Z arriva alla serie W. Piccolo problema per i greci: questo leggero recupero del tasso di credibilità delle agenzie di rating li ha portati ad avere una disoccupazione del 27% e una disoccupazione giovanile del 61%. 6 persone su 10 che sono di 30 anni in Grecia non hanno un lavoro. Però andate a dirlo ad Atene, andate a dire a questi 6 ragazzi disoccupati: guarda, sei disoccupato e stai crepando di fame, però hai un bel rating. Questo secondo me non la prende benissimo. Questi, secondo me, glieli smontiamo uno per uno, pezzo per pezzo, fandonia per fandonia, se siamo tanti, se siamo uniti, se siamo compatti, se siamo disposti a rischiare. Io ci sono solo se ci siete voi. Se voteranno 17.000 militanti, un segretario federale da solo non fa niente, di bossi non ne nascono più, quindi un segretario federale che va alla guerra da solo, mentre i 17.000 soldati dietro sono un po' distratti e non c'han voglia, è morto. Io non lo faccio, chi me lo fa fare? La più incazzata di tutti è mia moglie, che mi ha detto: ma c'era proprio bisogno? Sono abituato a dire sì quando la Lega chiama, ha torto a ragione da tanti anni, mi metto in gioco la mia, seppur scarsa, esperienza, credibilità. Però io posso andare in televisione, posso andare da Vespa, posso andare a Santoro, posso fare 15 incontri pubblici al giorno fra Bruxelles, Milano, Cuneo, Vicenza e Rovigo, posso incontrare 1000 persone, ma un segretario federale da solo o un segretario nazionale da solo non va da nessuna parte. Quindi, se siete disposti a passare i prossimi 6 mesi pancia a terra e poi facciamo i conti a urne chiuse, andate a votare il 7 dicembre e venite a Torino il 15 dicembre. Se non avete voglia o non avete tempo, lasciate stare. Secondo me, se lo facciamo, ci prendiamo delle belle soddisfazioni e gli facciamo un mazzo così. Grazie.